quindi pubblicheremo, come diceva questo show social, magari giovedì. Eccoci, sì. Allora, la breve esposizione che farò riguarda, come vedete dalla slide, il collegamento che c'è fra trasparenza e prevenzione della corruzione, quindi le misure di tutela contro il rischio di abusi e strumenti di controllo diffuso. Cioè, l'obiettivo è quello di mettere in luce il rapporto che c'è fra trasparenza e prevenzione della corruzione. Non mi sono nemmeno presentato. Sono Fabio Troiani, sono avvocato, specialista in diritto amministrativo e da poco più di un anno segretario comunale presso tre comuni in convenzione, Oapiro, Belforte del Chienti e Poggio San Vicino. Vengo da un'esperienza come libero professionista, quindi ho fatto per 19 anni libera professione, formatore e consulente, e invece da un anno poco più, come dicevo, sono segretario comunale. Questo non per starvi a tediare, ma per sottolineare un po', riprendere anche quello che si diceva prima, che me, nel momento in cui ero consulente e formatore, è chiaro che era molto più semplice, mi occupavo sin da quando è entrata in vigore la 190 di questi argomenti, quindi andare negli enti e invitare o presentare le novità e dire allora bisogna fare il piano, bisogna fare questo, pubblicate questo, con quale cadenza, ma immediatamente, ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, era molto semplice per me ovviamente, perché stavamo insieme una mattinata, una giornata, o piuttosto che se era un progetto di consulenza, era un rapporto un po' più lungo. Da un anno a questa parte invece è chiaro che nel cambiare veste si comincia a valutare quelle che sono le difficoltà. Immaginate in un comune come quello di Poggio, dove ho 2 dipendenti, quindi oggi ne ho qualcosa in più, visto e considerato no, perché era meglio che non ci fosse stato. Con il terremoto qualche risorsa è stata integrata, però è chiaro che noi comuni abbiamo delle grosse difficoltà. Però in questo contesto è chiaro che vorrei sottolineare il legame che c'è fra trasparenza e prevenzione e il valore aggiunto di queste disposizioni rispetto al contesto invece precedente. Trasparenza e corruzione. Si è parlato, anche chi mi ha preceduto, l'avvocato Trapea, ha parlato di trasparenza. Se andiamo a vedere nel decreto 33 non c'è una vera e propria definizione della trasparenza. Questo perché, se andiamo a ben pensare, la trasparenza non è una nozione di ordine giuridico. Può sembrare strano, ma è una nozione che viene dalle scienze fisiche. La trasparenza è un concetto, una nozione che non appartiene al mondo giuridico, mentre ad esempio la pubblicità, il criterio della pubblicità, l'obbligo di pubblicità, e quindi come terminologia ha un significato tecnico sotto il profilo giuridico, la trasparenza, nonostante si parli da sempre della legge sulla trasparenza, degli obblighi di trasparenza, come vedete dalla slide, è una nozione che viene dalle scienze fisiche e può essere definita come la idoneità, l'attitudine di un corpo ad essere attraversato dalla luce. Chiaro poi che, portata nel mondo giuridico, come sappiamo, la pubblica amministrazione viene definita come la casa di vetro. Ma per lungo tempo, io a volte dico e uso una metafora nei miei corsi, è stata una casa di vetro specchiati. Cioè vetri specchiati. Perché? Perché non era possibile vedere dall'esterno. Per poter vedere cosa veniva all'interno bisognava, attraverso la legge 241 del 90, esercitare il diritto di accesso, ma dovendo avere un interesse, ovvero partecipare al procedimento sempre dovendo avere comunque un interesse. La legge 33, prima il decreto 150, quindi la legge Brunetta, poi il decreto 33, tendono a schiarire questi vetri e ad eliminare questi specchi.
quindi consentono effettivamente di poter realizzare una casa di vetro, cioè chiunque passa è chiaro che dall'esterno può vedere, addirittura può anche entrare dentro le stanze senza dover manifestare un interesse. La corruzione, quindi c'è questo stretto collegame fra trasparenza e corruzione, perché la corruzione in termini volgari, se vogliamo, proprio in tutti i sensi, può essere definita come mercimonio della funzione, cioè un accordo scellerato fra un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che nell'esercizio della sua funzione o accetta indebitamente o riceve, accetta la promessa, scusate, o riceve denaro o altra utilità. Quindi capiamo la spregevolezza pure di questo tipo di comportamento e come questo comportamento effettivamente non sia più tollerabile da parte dei cittadini. Tant'è che cosa accade? Che ahimè prospera la corruzione nelle situazioni in cui c'è opacità. Chiaro che se uno stesse a un banco e gli altri potessero vedere quello che avviene, difficile che uno possa approfittarsi. Ci sono poi delle tecniche molto più sofisticate, abbiamo visto oggi lo scambio non riguarda più il denaro, ma a volte riguarda le consulenze, per cui è chiaro che viene dato un incarico di consulenza a un funzionario piuttosto che a una persona a lui vicino. Poi, se andiamo a vedere il contenuto della consulenza, capiamo che a volte questa consulenza potrebbe essere fittizia, e poi se andiamo a vedere i prodotti vediamo che non ha prodotto alcunché. Quindi eccola la sfida che il legislatore porta avanti. Con la legge 190 del 2012 si vuole spostare l'attenzione per il fenomeno corruttivo dalla lotta alla corruzione affidata solo alla magistratura penale, quindi momento a posteriori, a un momento invece di prevenzione, quindi spostare l'attenzione dentro le pubbliche amministrazioni. Questo spiega la ragione per cui si parla oggi di corruzione amministrativa, dove con l'attributo amministrativo intendiamo tutte quelle situazioni, tutte quelle circostanze in cui non c'è scambio di denaro o di altra utilità. Quello ormai anche un bambino sa che è corruzione, no? Ricordate lo spot di Vodafone con l'attore Bruce Willis, gli fanno fare sempre le parti un po' deficienti, no? Però capisce benissimo che quando era vecchio, no? Però quando andava con il tizio con la petta venivano fermati, dice ma corruzione, no? In uno slang un po' americano, cioè ma no, ma che corruzione, capite? Cioè lo scambio. Qui invece la corruzione amministrativa è relativa a tutti quei comportamenti che possano evidenziare un abuso per motivi privati. Non c'è uno scambio, ma c'è comunque un soggetto che abusa della sua posizione. Questa è la corruzione amministrativa. Quindi ecco come viene definita da parte dell'ANAC, e questo spiega la ragione per cui bisogna poi fare il programma di prevenzione della corruzione. Non tanto e non solo, meglio, la corruzione penalisticamente parlando, ma tutte quelle situazioni in cui ci possono essere degli abusi. Devono essere attenzionate e bisogna far sì che ci siano delle misure di prevenzione e di protezione. Questa è la nuova frontiera, situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione. E quindi l'approccio di tipo preventivo o anticipatorio prevede delle azioni rivolte, degli strumenti rivolti a tre destinatari: la pubblica amministrazione, i dipendenti, quindi ognuno di noi, e i cittadini. La pubblica amministrazione, come sapete bene, deve individuare il responsabile per la prevenzione della corruzione e deve adottare un piano triennale di prevenzione della corruzione.
Questo piano deve essere aggiornato con cadenza annuale. Quindi, come sappiamo, adesso entro il 31 dicembre il responsabile deve andare a fare una verifica sugli obblighi di trasparenza, sulle pubblicazioni, su tutti i vari eventi che ci possano essere stati di abuso da parte dei soggetti, verificare se le misure di prevenzione e protezione sono adeguate e idonee per poter aggiornare il piano triennale, che viene aggiornato con cadenza annuale entro il 31 di gennaio 2018. Ogni singolo dipendente, ognuno di noi invece, deve conformare i suoi comportamenti, le sue condotte al codice di comportamento. Qual è lo scopo e l'oggetto del codice di comportamento? La tutela dell'integrità dell'azione amministrativa e dell'integrità di ognuno di noi. Il codice, infatti, se andate a vedere, disciplina proprio le situazioni in cui ci può essere un potenziale conflitto di interesse. Ecco allora che ad esempio dobbiamo comunicare al nostro responsabile se siamo iscritti in associazioni che possano avere una rilevanza con le funzioni o le attività amministrative che esercitiamo. Bisogna andare a comunicare se abbiamo dei rapporti patrimoniali con soggetti esterni. Bisogna andare a evitare, come sapete, perché poi volgarmente il codice di comportamento è stato ridotto al divieto di ricevere regali. Quindi ecco, si approssima quasi il Natale, in certi contesti c'è la prassi di portare un presente prima di Natale a un funzionario, a un dirigente, a un medico, piuttosto che alle maestre che insegnano ai nostri bambini, ai nostri figli. Chiaro che il codice di comportamento che cosa prevede? Divieto di chiedere, ma anche di ricevere. Non denaro, perché il denaro non è mai contemplato, il denaro sarebbe sempre corruzione, regali o utilità, salvo che c'è poi l'eccezione, non siano d'uso e di modico valore. Di modico valore il codice dice 150 euro. Lo individua in questa previsione, prego. Sul corso online che abbiamo fatto, sì, recente, non c'era il limite di 150. No, era il dipendente non può accettare regali. Ci era sbagliato. Allora, il codice di comportamento generale, no, la domanda è opportuna perché il DPR, come vedete, 62/2013, con il quale è stato adottato il codice di comportamento, all'articolo 4 prevede espressamente il divieto di accettare regali o altre utilità. Dopodiché prevede una deroga, è chiaro, se pensate, no? Intervento chirurgico. Prima parlavo al pronto soccorso, no? Io sono rimasto soddisfatto dell'equipe che mi ha assistito durante il ricovero, durante nelle nostre, diciamo, lande, perché poi molto dipende anche da dove ci troviamo, ovviamente, no? In quali contesti, però dalle nostre parti è ancora d'uso, per manifestare la propria gratitudine, di fare un piccolo presente. Oramai capiamo che le nuove generazioni non ce l'hanno più questo uso, ma se andiamo a vedere un anziano, se andiamo ancora, non so, né da un medico di base, ancora troviamo prima di Natale o prima di Pasqua che arriva una signora piuttosto che un signore che portino un presente al medico. Questo è chiaro che è un po' un retaggio, se vogliamo, del passato, del rapporto forse di sudditanza fra il marchese, il conte, il sovrano e i suoi sudditi. È chiaro che la gratitudine non si dovrebbe manifestare portando dei beni. La gratitudine potrebbe essere manifestata, che so, a volte con un ringraziamento. Molto spesso negli ospedali troviamo delle bacheche dove vengono pubblicati i ringraziamenti. A me è capitato proprio di vedere la pubblicazione di articoli di giornale, soprattutto nei piccoli contesti, ovvio, in una grande città no,
ma nei piccoli contesti, per esempio io vengo dal Camerino, in un settimanale locale, quando c'è una gratitudine, a volte le famiglie manifestano questa gratitudine inviando un proprio pensiero alla stampa e quindi vengono ritagliati e vengono affissi nel reparto. Questo crea la squadra, cementa sicuramente uno spirito d'appartenenza, perché è una gratitudine vedersi riconosciuti, è un po' la carta dei servizi primordiale, cioè prima delle carte dei servizi c'è sicuramente il rispetto delle persone, dei ruoli, e quindi questa gratitudine che viene manifestata. Con le carte dei servizi si è voluto cristallizzare quello che è il comportamento e quella che è la conformazione dei comportamenti, quindi carta servizi e codice di comportamento indipendente. La carta servizi riguarda l'organizzazione del servizio, il codice ogni giocatore rispetta certe regole per risponderle. Il DPR prevede quindi che si possono accettare regali, è una deroga al divieto, se sono d'uso e di modico valore, e stabilisce qual è la quota del modico valore, 150 euro. Nulla toglie però, anzi, che un ente, un'organizzazione possa proprio in maniera assoluta imporre il divieto, perché che cosa accade? Che rispetto al DPR 62 poi ogni ente deve dotarsi di un codice di comportamento, chiamiamolo aziendale, dell'ente. A me è capitato come consulente prima, nella precedente vita, dove molte aziende hanno ridotto il valore, da 150 l'avevano portato a 50, qualche azienda addirittura proprio eliminata come pratica. Quindi chiaro che se prevediamo una cosa del genere, poi il dipendente non può prendere nulla, quindi bisogna anche, è un salto anche culturale, bisognerebbe informare anche chi frequenta le strutture nel dire: guardate che dal 1° gennaio 2018 l'azienda porta avanti un progetto di miglioramento di culturale eccetera, non sono più ammessi i regali, perché poi uno passa anche da scortese alla fine, no? Perché questi regali non devono essere ricevuti, o addirittura se venissero lasciati senza un ricevimento potrebbero essere inviati, no? Andrebbero consegnati all'azienda, all'ente, perché poi vengono utilizzati per finalità istituzionali. Quindi vedete, si vogliono proprio spezzare i legami che possono comportare un potenziale conflitto di interesse, perché a volte che capita, è vero che uno a volte lo può fare, di solito lo fa per gratitudine, ma a volte potrebbe essere che chi dona in realtà lo fa per un secondo fine, ammorbidisce il destinatario, un domani sa, dice: ma sai, tende a creare una relazione di comodo. Attenzione, perché ci possiamo, adesso al di là di andare a vedere la corruzione sempre, a volte invece potremmo noi trovarci in un occhio del ciclone, senza volere veniamo catturati e portati in una rete invisibile che poi, quando meno ce l'aspettiamo, diventa la rete che ci praticamente vincola, e poi diventa difficile staccarsi. Quindi il codice di comportamento è anche una tutela per il dipendente, perché lo garantisce contro i rischi di assalto o di incisione della sua integrità, perché non è solo l'attività che può essere soggetta a rischio di essere messa a rischio per la integrità, ma è lo stesso dipendente. Poi guardate, io dico sempre, i doveri e gli obblighi che si assumono il codice di comportamento sono individuali, vengono presi prima che con l'ente, con la propria coscienza, e sono delle macchie, qualora uno le abbia, indelebili, che potrebbero cioè ritornare a distanza anche di anni. E qui sta la differenza col codice, se vogliamo, disciplinare, no? Codice disciplinare riguarda le prestazioni contrattuali, per cui la contestazione di una violazione del codice disciplinare riguardando la prestazione del contratto di lavoro deve essere fatta in modo tempestivo. Cioè, se un soggetto
non rispetta l'orario di lavoro, piuttosto che utilizza uno strumento di lavoro che non potrebbe utilizzare, io non gli posso contestare questa condotta a distanza di tempo, perché vuol dire che la sto tollerando, devo fare una contestazione immediata. Il codice di comportamento invece si alimenta, cioè io potrei aver violato, non aver fatto una comunicazione, il datore, dico una cosa che non dovrei manco dirvi, potrebbe tollerare questa cosa, nel senso conoscerla, ma la lascia lì, la lascia lì perché la utilizza a tempo debito. Non c'è l'obbligo, ci sarebbe sì per correttezza, ma io potrei dire che l'ho conosciuta solo oggi, quando mi fa comodo tirar fuori questa cosa. Quante volte, no? Carriere di politici sono state proprio frantumate, o di funzionari frantumate su questi aspetti, che molto spesso sono aspetti che non riguardano proprio la vita lavorativa, riguardano la vita privata, però hanno delle ripercussioni sulla vita lavorativa, perché portano al conflitto di interesse. Quindi bisogna sempre fare molta attenzione. Allora, per chiudere, bisogna vedere se il codice dell'ente non prevede deroghe, ok. In generale invece il DPR 62/2013, se andate a prendere l'articolo 4, troverete questa deroga nel caso d'uso di modico valore, però deve essere, e addirittura il DPR stabilisce il modico valore in 150 euro. Ultima linea di intervento, l'opinione pubblica, come abbiamo detto, il decreto 33/2013 riconosce ai cittadini, a chiunque meglio, come si sottolineava, la libertà di accesso ai dati, ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Adesso vedremo fra un po' che cosa questo significa. Per chiudere, il rapporto che c'è fra conflitto di interesse e corruzione. Come vedete, il conflitto di interesse è una situazione, cioè è una situazione nella quale ognuno di noi si può trovare. Ci sono delle circostanze per cui si crea o può aumentare il rischio che interessi secondari, cioè interessi privati miei o di un terzo, possano andare a condizionare l'interesse primario, che è l'interesse pubblico. Quindi la legge 190/2012 ha modificato opportunamente la legge 241/90, come sapete, introducendo l'obbligo dell'astensione da parte del funzionario responsabile del procedimento, responsabile del provvedimento, colui che deve esprimere un parere, in tutte le ipotesi in cui ci sia un conflitto di interesse anche potenziale. C'è l'obbligo di astensione. Che significa se un soggetto, che comporta se uno non si astiene? Attenzione, siccome oggi è previsto per legge l'obbligo di astensione, in passato era previsto dai contratti collettivi, oggi invece è previsto per legge, il rischio è l'abuso d'ufficio. L'articolo, l'incriminazione, ex articolo 323 del codice penale. Si va a violare una disposizione di legge qualora si dimostri che ci sia un dolo e che questo è stato fatto per arrecare un vantaggio a terzi. Ma capite bene, se c'è un conflitto di interesse in concreto, c'è sempre che io determino un vantaggio patrimoniale nei confronti di terzi, o il rischio è che non solo c'è la responsabilità di tipo disciplinare e ci potrebbe essere anche sotto profilo contabile, ma il rischio è anche la responsabilità di natura penale. Quindi attenzione alle situazioni di conflitto di interesse e a valutare quando ci sia l'obbligo o meno dell'astensione. La corruzione invece, l'abbiamo già detto, è un evento, cioè significa che degenera proprio il conflitto di interesse. La persona si trova quindi o a ricevere denaro o altre utilità, il che abbiamo detto è un mercimonio, una cosa spregevole, ovvero si trova ad abusare
della propria posizione, eccola la corruzione amministrativa, ad abusare per un proprio interesse o di un terzo rispetto all'interesse pubblico. Guardate che a volte non c'è sempre conflitto e a volte c'è una contrapposizione di interessi. Cioè potrebbe anche verificarsi che io vado a perseguire interesse pubblico, ma nel contempo perseguo anche un mio interesse privato. Ci potrebbe essere, pensate agli appalti, cioè tendo a chiamare delle ditte locali perché credo che siano quelle che meglio possano garantire l'ente, perché ce l'ho sotto casa, se succede qualcosa ho il contatto. Ma in realtà potrei far questo anche perché poi, essendo locali, potrei avere anche un qualche ritorno. Domani sono anche io consumatore, fruitore di certi beni, capite bene che potrei avere un trattamento, non tanto dei favori, però un occhio diverso quando dovessi andare da quel fornitore. Ecco che nel codice del comportamento, se andate a vedere, anche questa è una di quelle settori, di quelle materie che vengono disciplinate. Conflitto di interesse, quindi ecco qua, può avere tre accezioni diverse: reale, potenziale e apparente. Può essere, è reale quando riguarda il processo decisionale, quindi l'adozione del provvedimento; è potenziale quando riguarda l'attività istruttoria, quindi non adotto io il provvedimento finale, però è chiaro che partecipo all'istruttore, quindi condiziono la decisione. Può essere apparente o solo percepito. A volte effettivamente ci possono essere delle ipotesi in cui non è conveniente che uno faccia una determinata cosa, perché apparentemente ci può essere un conflitto di interesse. La nuova trasparenza, quindi a questo punto, la riforma, si diceva col decreto 97, il concetto di trasparenza, la nozione di trasparenza, come vedete, eccola, è intesa, non dà la definizione, proprio perché vi ho detto la trasparenza è una nozione che viene dalle scienze fisiche. Coscio di questo il legislatore, prendendo a prestito un concetto della fisica, dice è intesa, cioè quell'attitudine dei corpi ad essere attraversati alla luce, nel mondo giuridico viene intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di, quindi eccola la finalità della trasparenza, qual è? Tutelare i diritti fondamentali, favorire forme diffuse di controllo. L'opacità, la casa di vetro specchiato diventa trasparente, cioè la luce non solo entra dentro, ma chiunque passi riesce a vedere cosa avviene dentro. Oh, vedete che si è detto dalla slide accessibilità totale ai dati e ai documenti. Si tratta di capire qual è la differenza fra dato e documento. Per documento noi intendiamo la rappresentazione del contenuto di un atto, di un fatto giuridicamente rilevante. Quindi un atto è una accadimento umano, no? Possiamo definire un atto, può essere un cazzotto con una persona, ma un atto è anche un contratto, un atto è anche una determina o un decreto. Quindi il documento è la cosa rappresentativa dell'atto o di un fatto giuridicamente rilevante. Quindi è chiaro che quando noi concludiamo un contratto, quello è l'atto. Nella pubblica amministrazione deve essere fatto in forma scritta, quindi l'atto scritto, il documento che lo rappresenta, in realtà quando l'atto è scritto, atto e documento tenderanno a coincidere. Quindi quando si dice accesso a un documento vuol dire accesso a un parere, un decreto,
una determinazione, un'istanza per documento, intendiamo non solo quelli formati dalle pubbliche amministrazioni, ma anche quelli formati da privati, un curriculum, la domanda di partecipazione a un concorso, questo è il documento. Il dato invece viene definito come la rappresentazione, vedete, l'elemento rappresentativo accomuna il dato al documento, la rappresentazione di un fenomeno osservabile. Immaginiamo allora adesso area sisma. Quante SAE sono state ordinate dai comuni? Si va a osservare un fenomeno. Quante sono le strutture di emergenza? Ecco allora che uno va a osservare il fenomeno, lo rappresenta in un formato codificato, ci sarà un numero. Quante SAE sono state installate nel comune di Pieve Torina? Quante SAE sono state acquisite? Quante sono le case di patrimonio immobiliare invenduto acquisite da parte dell'ERAP? Eccolo il fenomeno che si osserva. Si rappresenta attraverso un formato codificato. I dati dove sono di norma? Stanno nei database. Pensate, Cohesion è tutta la rendicontazione che andiamo a fare a livello sisma. Che cosa si fa? Si parte dai documenti, si devono tirar fuori dei dati che si inseriscono in Cohesion ai fini della rendicontazione. Ultimo concetto, l'informazione. Che cos'è l'informazione? Non coincide con il dato, perché ciò che caratterizza l'informazione, da un punto di vista anche etimologico, informazione vuol dire dare forma. Quindi l'informazione altro non è che una coppia formata da una rappresentazione e da una o più interpretazioni possibili. Quindi io non solo mi limito a rappresentare, cioè a osservare un fenomeno, ma do delle interpretazioni. Esempio, perché ci sono ritardi nella realizzazione delle SAI? Allora uno deve andare a interpretare, dice, ci sono stati dei ritardi, i motivi quali sono? Allora è chiaro che quando un soggetto chiede questo, attenzione, accesso civico, l'accesso civico non riguarda le informazioni, ma riguarda i dati e i documenti detenuti alle pubbliche amministrazioni. Questo che significa? Che attraverso l'accesso civico un cittadino non può chiedere alla pubblica amministrazione di rielaborare dei dati o di interpretare dei dati che non sia come operazione già stata fatta. Attenzione, perché se c'è uno studio, partendo dai dati li va a interpretare, quindi l'amministrazione va a fare uno studio e lo rappresenta in un documento, quello è un documento detenuto che io ho il diritto di avere. Quindi pensate, se andassimo a fare uno studio, non so, sulle politiche abitative pubbliche, piuttosto che l'acquisizione del patrimonio, la realizzazione delle SAE, la spesa, interpretiamo, verifichiamo i fenomeni, rediciamo un documento, quel documento potrà essere oggetto di accesso. Quindi mi avvio a chiudere. L'articolo 2 del decreto 33 che cosa dice? Riconosce a ciascun soggetto, quindi non solo cittadini come si diceva, ma anche questo diritto, questa libertà riguarda anche gli extracomunitari, riguarda gli organismi, riguarda gli enti, riguarda le associazioni, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Allora ecco perché vi ho detto è importante stabilire la differenza che c'è fra dato e documento e dagli altri soggetti garantita, quindi la libertà di accesso, ecco il FOIA, Freedom of Information Act, noi lo traduciamo libertà di accesso di chiunque a dati e documenti attraverso che cosa? L'accesso civico. Quindi l'accesso civico ad oggetto dati o documenti, non informazioni, ma solo dati e documenti,
ovvero attraverso la pubblicazione, l'obbligo di pubblicare sui siti amministrazione trasparente dei dati, documenti e informazioni. In questo caso c'è anche l'obbligo, ci può essere in base al decreto 33, di pubblicare informazioni. Sono diversi articoli nel decreto 33, quindi quando lo andiamo a leggere bisogna fare molta attenzione, perché a volte il legislatore dice si devono pubblicare dati e documenti, a volte invece dice le seguenti informazioni e documenti. La differenza sta che un dato è la mera osservazione di un fenomeno e quindi la rappresentazione di questa osservazione. L'informazione invece presuppone un qualcosa in più, perché non basta solo osservare, ma bisogna dare anche una lettura di ciò che si sta osservando, quindi una interpretazione. Io direi che con questo ho terminato la mia esposizione. Se avete domande o se avete dubbi, sono a disposizione. Sì, prego. Ti faccio solo... ho spento, sì. Faccio solo qualche considerazione, brevissima considerazione in relazione alle risultanze del dibattito, delle illustrazioni dei relatori. La prima considerazione è che mi pare che ci sia... ancora questa coscienza civica così diffusa, no? Come oggi è dimostrato dalla scarsa partecipazione, e non solo di quelli che erano poi i referenti, cioè le scuole, ma anche, da come diceva il dottor Amici, dalle altre, la partecipazione delle altre associazioni di consumatori, no? Che anche loro sono rimasti praticamente inerti. Poi è una questione che si ripropone questa per, non solo oggi, ma si è riprodotta in altre situazioni. Ma questo, poi alla fin fine non è che ci debba stupire più di tanto. In questo, in questo ambito la pubblica amministrazione ovviamente può svolgere un ruolo di sensibilizzazione, come stiamo facendo, però mi ricollego a quello che dissi lo scorso anno alla giornata della trasparenza. Secondo me il ruolo fondamentale in questo dovrebbero svolgere in primis la famiglia nello sviluppo di questa coscienza civica, la famiglia, no? E poi subito dopo la scuola, perché poi è un'attività che bisogna svolgere proprio all'inizio della vita dei cittadini, di modo che poi questa si estrinsechi durante la vita degli stessi. E dico, poi non è che ci debba stupire più di tanto questa scarsa partecipazione, questo scarso interesse, se pensiamo che poi per quanto riguarda i cittadini non esercitano quello che è il loro diritto fondamentale, che è il diritto di voto, per esempio, no? Noi pensiamo che stiamo scendendo qui in Italia al di sotto del 50% della partecipazione attiva alle elezioni. Questo è un dato che già rischiava negli Stati Uniti, no? Però piano piano, ecco, stiamo addirittura scendendo a livelli maggiori rispetto a quelli degli Stati Uniti, e questo non è un buon segnale, no? Un eletto viene eletto praticamente con un terzo degli aventi diritto. Un'altra considerazione è che prima sempre il dottor Amici diceva che ci sono molte norme in materia, molte leggi in materia che non vengono attuate. Questo è vero per quanto riguarda la specifica materia, ma io sono convinto che si tratta di un fenomeno che riguarda in generale, la normativa italiana. Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, ne abbiamo una propria nella nostra legge, no? Ti ricordi quella che prevedeva la norma, le consulte abitative, no? Che dovevano esprimere dei pareri, che in realtà è una norma che è rimasta anche quella completamente inattuata da oltre 10 anni. Però questo ci sta, infatti, che tante leggi, anche perché questo si ricorda la terza considerazione, che siamo bombardati da una, no? Da una normativa scontinata. Basti pensare, per esempio, diceva Leggero l'altro giorno, del codice degli appalti, che se uno lo mette
diciamo, per terra, mi pare che sia lungo un chilometro, due chilometri, non mi ricordo, una cosa, diciamo, spropositata di quanti articoli, gommi, no? Sono, quindi, oggettivamente, se pensiamo poi in materia di privacy, adesso ve lo dico questo, magari non lo sapete, il 24 di maggio, per quanto riguarda la trasparenza, entrerà in vigore il codice europeo sulla privacy, no? Mi pare che è un adempimento che ci ha imposto l'Unione Europea in attuazione di un decreto di 2 anni fa, quindi le pubbliche amministrazioni si devono già ora preparare per questo, individuando un referente, individuando anche un registro, adesso non ricordo come si chiama. Quindi anche lì, diciamo, hanno modificato qualcosa, questo mi sembra sulla legge comunitaria questa cosa. Però non è possibile, diciamo, che anche qui un differimento, perché appunto il decreto era vecchio, quindi il 24 di maggio è come data ultimativa, e quindi ecco questo proliferare della normativa, tra l'altro ormai si concilia con quella che è la situazione degli enti, che è un po', se mi ricollego a quello che diceva il nostro geometra e poi se n'è andato per motivi di servizio, cioè il fatto che le pubbliche amministrazioni hanno sempre minore organico. Pensiamo noi come era, sull'organico di 153 dipendenti ne abbiamo in servizio 110 a livello regionale, quindi una carenza significativa. E se noi, questa che noi diciamo, oggi abbiamo analizzato, la normativa privacy anticorruzione è una normativa complessa, molto complessa, che richiede, anche questo l'avevo già detto l'altra volta, un'attenzione specifica e un personale che venga assegnato diciamo in maniera anche esaustiva a questo tipo di problematica. È chiaro che se un dipendente si dedica a questo tipo di attività, portando via parecchio tempo, non può dedicarsi poi a quelli che sono i normali servizi istituto. E quindi mi fa piacere anche che l'avvocato qui si sia reso conto, passando dall'altra parte della barriera, di qual è effettivamente la situazione, perché un comune come Avvino, Poggio San Vicino, fare il piano dell'anticorruzione, fare il piano della trasparenza praticamente da solo, cioè non è che poi sia così facile. Allora questa è l'ultima considerazione che faccio, che noi rischiamo di farci sommergere da tante norme, diciamo da tanta carta, da tanta burocrazia, e poi alla fine il risultato è che si tratta di una scopiazzatura alla fine, no? Perché anche questo è emerso, qualcun altro lo diceva il giorno fa, è stato scoperto che una prevenzione che era uguale alle linee guida dell'ARAC, cioè senza alcun adattamento all'ente di riferimento, quindi è un piano che è completamente inutile, no? Ma anche laddove sia stato adattato alle esigenze dell'ente, questo non significa poi che vengano eliminati i fenomeni produttivi. Noi abbiamo vissuto qui all'interno del nostro ente e abbiamo avuto, quello sapete, no? Quell'episodio, e nonostante ci fosse un piano di produzione, abbiamo chiuso, non il nostro ente qui, il nostro ente in generale, a livello regionale, abbiamo attivato anche il procedimento disciplinare, abbiamo licenziato il dipendente, però appunto questo alla fine c'è stato, a prescindere da quello, dal rispetto delle normative, diciamo, da parte nostra. Quindi ecco, tutto qui. Questo. Comunque, oggi la giornata pare sia stata proficua, quindi abbiamo un aggiornamento utile per tutti. Buon lavoro al dottor Amici e ai suoi collaboratori per altre iniziative. Grazie a voi, grazie. Non c'era infatti una